Ma l'anima di un campione, l'animo di uno che ci prova, lo possiamo misurare? No. L'animo non si pesa né si misura. È immateriale l'anima, non si misura. L'anima la si deve solo lasciare andare. Noi non dobbiamo misurare mai, ma dobbiamo sempre impiegare tutto quello che abbiamo. Anche il giusto. Lui porta degli esempi della mamma mentale che dice, ma tu quando ti alleni? Dice, quando smetti l'allenamento? Lui dice, quando sono sfinito. Kobe Bryant, e che è famosissimo per la cosiddetta Mamba Mentality, mentalità Mamba, del Mamba Nero. È un serpente molto, molto potente, molto velenoso, molto che incute così rispetto, molto rispetto. Ecco. Una prima cosa che mette al centro della Mamba Mentality, perché non ne voglio fare l'elenco, ho visto pure che c'è chi fa l'elenco dei 7 principali fattori qui. Come al solito il fattore che comanda è sempre uno solo, in tutte le questioni. Non so, parliamo di amore, il fattore che comanda è uno. E parliamo, non so, di scienza, il fattore che comanda è uno. Parliamo di sport, il fattore che comanda è uno. Comunque alla fine poi questo, quello che comanda è un fattore che si avvicina in tutti questi mondi diversi. Dice, tu devi innamorarti, tu devi scegliere se diventare qualcuno, l'uomo grande che sei nato per diventare, perché non c'è un essere tra di noi che è nato per fare una parte minore, una parte di secondo piano, nessuno. È incredibile, ma io spero di convincervi nel tempo che nessuno è nato per fare una vita di secondo piano. Quando dico una vita di primo piano, non dico una vita visibile per tutti di primo piano, io dico una vita di primo piano, di prima classe, di prima scelta, cioè dove c'è tanta luce, c'è tanto valore, c'è tanta forza, c'è tanta consistenza, c'è tanta roba, come si dice oggi. Lui dice, devi scegliere, fare la tua scelta, e questa scelta è già una scelta coraggiosa. Molti non la fanno per paura di farla e poi andare incontro ad un fallimento. Queste parole, vincere e fallire, sono invenzioni verbali. Nessun uomo fallisce veramente. Cos'è il fallimento? Il fallimento è un giudizio. Noi di ogni cosa che un uomo fa, sportiva o non sportiva, noi possiamo dire che la fa in un modo o in un altro. La fa a lungo o la fa a breve. Ma non possiamo dire ha fallito anche quando ha perso una partita. Tant'è vero che lo stesso Kobe Bryant dice che certe volte veniva fuori con una sconfitta, ma era contento di come aveva giocato, perché aveva perso. Certo, gli altri non stanno mica a guardare, gli altri proveranno con tutta la loro forza. Kobe Bryant è, diciamo, un grande scopritore, insomma, ha fatto una sorta di ricerca spirituale come sportivo per mettere a fuoco la Mamba Mentality, che è fatta di scegliere, perché scegliere già richiede coraggio. Io dico, ne chiede di meno se sei protetto da una conoscenza adeguata che ti fa vedere che tu al massimo puoi dire che non ho dato il massimo, oppure che c'erano condizioni per cui non potevi fare quello che hai fatto un'altra volta. Se eri troppo agitato, eri troppo affaticato, non so, non potevi fare le stesse cose che hai fatto quando eri calmo e molto nel pieno delle risorse e dell'energia. Quindi diciamo così che un vero fallimento non c'è, cioè che vuol dire qualcosa che non può avvenire, perché l'uomo non fallisce mai. L'uomo può sembrare risultare minore di come lui è, questo è vero. Non esprimere tutto di quello che ha da dare, però non possiamo dire che ha fallito, non possiamo dire che è zero quello che ha fatto, non possiamo dire che non ce l'ha fatta. Possiamo dire al massimo che non ha voluto e non si è innamorato, non ha visto che si poteva anche prendere il lusso di provarci. Ecco. Va bene, allora, quindi il centro della Mamba Mentality è scegliere di provarci, scegliere di dare il massimo, scegliere di crescere, scegliere di perfezionarsi, scegliere di diventare in alto, salire e non fermarsi mai. Allora la Mamba Mentality è una mentalità, diciamo, che non si fa fermare dal pensiero.
dal pensiero più velenoso. Qual è il pensiero velenoso? È il pensiero che classifica o qualifica o squalifica, condanna o assolve. È un pensiero che è duro, che misura. Ma l'animo di un campione, l'animo di uno che ci prova, lo possiamo misurare? No. L'animo non si pesa né si misura. È immateriale l'anima, non si misura. L'anima la si deve solo lasciare andare. Noi non dobbiamo misurare mai, ma dobbiamo sempre impiegare tutto quello che abbiamo. Anche il giusto. Lui porta degli esempi della mamba mentale che dice, ma tu quando ti alleni? Dice, quando smetti l'allenamento? Lui dice, quando sono sfinito. E i risultati che gli ha dato l'allenamento, insomma, indubbiamente, insomma, sono rispettabilissimi, sicuramente. Però io credo che i tecnici moderni, più scientifici di oggi, non ti fanno smettere l'allenamento quando sei sfinito. Ti fanno smettere l'allenamento un po' prima di arrivare a quello. Perché l'allenamento deve mettere alla prova, diciamo, molto di quello che hai. Quasi tutto, tutto, ma fermarsi a sufficienza senza produrre un danno per le ore o giorni successivi. Allora dico, qual è il segreto del non infrangere, di non danneggiare lo sviluppo dell'amore che abbiamo noi per l'eccellenza e quindi non danneggiare la mamba mentality? Lo dico subito, una parola sola. Non ferire, non umiliare, non traumatizzare. La tua persona che sta dando quello che ha, sta vivendo tra gioie, dolori, risultati più o meno positivi, incoraggianti, ma sta andando avanti, si sta innalzando, sta fronteggiando, sta uscendo dal limite che possiede. Ci sono metamorfosi che richiedono decenni. Io ho dovuto aspettare oltre 50 anni dopo la laurea per imparare a fare certe cose nel colloquio con le persone, a capire certe cose e aiutarli in certe cose. E quindi sta metamorfosi è stata graduale, progressiva, irregolare. Mi sono allontanato da questo tratteggio, non lo so, sono rimasto in un tratteggio però a spezzata, perché il tratteggio non è tutto dritto. Il tratteggio sì, c'è la linea del tratteggio, però ha ondulazioni. Allora, il segreto della mamba mentality è il rispetto per la propria passione d'amore in quello sport. Non usciamo mai da allenamenti, cerchiamo di non uscire, cerchiamo di non cedere, cerchiamo di non credere, cerchiamo di non dire nulla, di rimanere nel silenzio, di rimanere in sospensione, proprio come un giocatore di basket. Ecco, meraviglioso il movimento della sospensione, sembra un miracolo, perché qui stiamo parlando di una mamba mentality per tutti noi, per tutti quelli che prendono la metro al mattino, per tutti quelli che stanno col motorino. E allora proteggete la vostra giusta mentalità, la vostra mamba mentality versione Antonino, diciamo. Ricordatevi, il segreto è non procurare ferite inutili, perché le ferite per riparare devono passare anche attraverso il processo infiammatorio, capite? Le ferite sono ferite, quindi devono impegnare risorse. Allora è inutile distogliere risorse, indebolire, costringere a un sorpasso di una ferita, ma se evitiamo la ferita è anche meglio. Rispettate sempre in tutte le tappe la vostra vita di ogni giorno e siate fieri di mettere quello che avete deciso di mettervi e che avete potuto mettere, anche più piccolo certi giorni. Ci sono dei giorni in cui io quasi mi sembra proprio che non possa fare niente di buono. Se passa però quell'intervallo, spesso non è molto lungo per fortuna, perché conosco un po' ma poi anche perché il corpo e il cervello ci riparano tutto. Anche se abbiamo fatto errori, poi loro resettano, sistemano tutto. Per cui un saluto a tutti e vi raccomando di essere molto dolci con la vostra persona, di essere rispettosi e di non offendere mai niente che ha riguardato la vostra prestazione corporea, la vostra prestazione mentale, la vostra performance, diciamo, anche col prossimo, quello che avete potuto dire e fare, come siete riusciti ad essere vicini al prossimo.
modo più completo o meno completo. Abbiamo dato quello che avevamo in quel momento. Un saluto a tutti.